prepariamo la pastiera napoletana e lo strutto ammorbidito. Quindi impastiamo tutto a mano o in una planetaria. Per iniziare prepariamo la pasta frolla. In una ciotola o nella ciotola di una planetaria versiamo la farina e lo zucchero. Uniamo l'uovo, un pizzico di sale, l'impasto pronto lo dobbiamo avvolgere con la pellicola e lasciare riposare in frigorifero per il tempo indicato nella ricetta. La ricetta completa la trovi nel link nell'info box sotto il video. Ricorda di iscriverti al nostro canale e di attivare le notifiche per essere sempre aggiornato sulle novità. Compattate velocemente a mano. Nel frattempo prepariamo la crema. Uniamo il grano cotto al latte e uniamo la scorza d'arancia. Mescoliamo e mettiamo sul fuoco. Lasciamo così cucinare per il tempo indicato nella ricetta. Trasferiamo in una ciotola dopo aver tolto le scorze d'arancia. Lasciate così raffreddare. Nel frattempo in una ciotola mescolate la ricotta con la cannella, unire gli aromi . Mescolate il tutto, se necessario usate anche una frusta. Unite lo zucchero e le uova. Quindi poi lavorate il tutto ottenendo una crema. Unite anche il grano che ormai si è raffreddato. Mescolate bene e adesso occupiamoci di foderare la teglia, prima ungendola e spargendo della farina. Poi stendiamo la pasta frolla, foderiamo la teglia, ma eliminiamo un terzo della pasta che ci servirà poi per le strisce. Thank you.
Dopo aver foderato la teglia, eliminate gli eccessi passando il mattarello sulla superficie della teglia. Versate la crema e create le strisce. Infornate la pastiera e lasciatela raffreddare. Ecco pronta la nostra pastiera. La ricetta completa la trovi nel link dell'info box sotto il video. Ricorda di iscriverti al nostro canale e di attivare le notifiche per essere sempre aggiornato sulle novità.